avete da dire stasera? Che la squadra avversaria ha risposto a quelle che erano le aspettative su come l'avevamo preparato la gara. Dopo il 2-0 abbiamo un po' abbassato i ritmi e abbiamo un po' calato, ed è questo un limite che non deve assolutamente accadere. Quindi diciamo che, come abbiamo sempre detto, c'è sempre da migliorare anche quando si vince. Voglio sempre che la squadra mantenga un ritmo alto e sia sempre concentrata e determinata. Abbiamo gestito bene senza avere delle difficoltà sotto l'aspetto tattico, e l'importante è portare a casa questi 3 punti che sono fondamentali. No, ma diciamo che quello che preferisco è che la squadra abbia un equilibrio, poi in base all'avversario e alla partita logicamente bisogna variare. Le ragazze sono polivalenti, quindi in settimana proviamo vari moduli a seconda degli avversari, perché purtroppo non avendo la possibilità di poter studiare l'avversario per delle immagini o per delle cose, prepariamo più moduli in base a quelle e alle conoscenze che abbiamo delle calciatrici avversarie. Quindi diciamo che è una squadra camaleontica, sì. No, c'è sempre stata, sinceramente. Soltanto che all'inizio andava un po' così, mo ci stiamo allenando bene, ci stiamo capendo di più e mano a mano stiamo andando ancora a migliorare. Invece il gruppo nazionale è già folto, siete già 4, pensi che ci potrebbe essere qualche altra ragazza che vi può raggiungere, come per esempio a Giuliano e la Vivirito, che giocano sempre meglio? Come? Io su Giuliano conto tanto come calciatrice, devo dire la verità. È una che ha tanto da imparare sicuramente, però a me piace tanto e ce la vedo in nazionale, come? Ma certo, insomma, domenica scorsa abbiamo dimostrato fuori casa di poter battere la squadra, credo che sia l'antagonista maggiore in questo campionato, che è la Rest Roma. Ora ci toccherà affrontare domenica prossima, anzi tra 15 giorni, l'Acese, che oggi ha pareggiato appunto con la Rest, quindi questo ci permette di andare lì e giocare con più tranquillità ancora questo match, che potrebbe essere l'ennesimo match importante di questo inizio di campionato. È inutile nascondere quello che noi abbiamo detto fin dal primo momento, che la Carpisa era la squadra favorita di questo girone. Credo che oggi l'approccio soprattutto alla partita sia stato importantissimo. Abbiamo chiuso il match nel primo tempo e sofferto un pochino nel secondo tempo, ma insomma ci può anche stare che le ragazze poi si rilassino in qualche frangente durante la gara. Adesso prepariamoci per questa gara di siciliana tra 15 giorni e vediamo le altre cosa faranno. La cosa più importante è il piccolo record che abbiamo stabilito nell'anno solare 2011. La Carpisa con questa vittoria è l'unica squadra italiana, compresa le squadre maschili dalla Serie A all'Interregionale, a non aver mai perso in un anno. Quindi, visto che la settimana prossima riposeremo, il 5 dicembre dello scorso anno abbiamo perso l'ultima partita proprio in casa qui a Bacoli con il Vicenza, non potremo perdere domenica prossima perché non giochiamo. Siamo una squadra che ha fatto 23 partite ufficiali, 20 vittorie e 3 pareggi, credo che in Italia non l'ha fatto nessuno.